perché hai iniziato atletica? Allora, ho iniziato atletica 7 anni fa più o meno, perché avevo smesso con la ginnastica artistica, perché non andavo tanto bene, non vincevo niente. E quindi mi sono ricordato il mio professore, che alle elementari, che mi aveva detto che ero veloce, saltavo bene, quindi diceva sempre vieni a fare atletica, vieni a fare atletica, mi interessava un po', allora ho pensato di andare a provare. E all'inizio non si faceva tanto perché ero abituato a fare 6 allenamenti a settimana già da bambino, e poi pian piano mi ha messo a provare il salto con l'asta, quindi diciamo, ho trovato un po' di più la mia strada. E ti è piaciuto subito? È stato... Più o meno, subito un po' di paura perché appendersi a un bastone non è proprio il top, però sì, diciamo di sì. E invece il primo titolo che hai conseguito, com'è stato, dove è stato? Primo titolo, allora, primo italiano a Rieti, 2014 credo, non mi ricordo esattamente le date. E diciamo che ho avuto un po' di fortuna perché i miei due avversari che potevano battermi sono usciti in qualifica, quindi ho fatto, sta meglio. Infatti, quindi mi sono fatto la gara abbastanza tranquillo, in solitudine, avevo bisogno anche. Mi agitavo per cose, quindi... ha schienato la strada, meglio. E invece come concili lo sport con il resto delle attività quotidiane? Quanto ti ci dedichi? Cosa fai nel tempo libero? Allora, diciamo che le giornate sono scuola, allenamento, casa, quindi studio, per forza dipende se la sera o il pomeriggio in base agli allenamenti. E il tempo libero, quindi sabato pomeriggio e la domenica, diciamo che mi tengo di giornata libera il sabato pomeriggio, la sera, e poi la domenica a casa a riposarmi e a studiare. Che scuola fai? È brutto da dire, faccio il liceo artistico, no? Perché, perché si pensa che l'artistico non si faccia mai niente, ci vanno i tossici e le cose, invece... Anzi, e quando hai capito che si iniziava a fare sul serio, hai dovuto rinunciare a qualcosa per... Diciamo che la mia idea è sempre stata quella di fare, cioè non atleta, però di diventare un atleta a livello alto, quindi ho sempre, qualunque tipo di sport io abbia mai fatto, ho sempre cercato di farlo al massimo puntando a diventare qualcuno in quella disciplina o sport. Grazie. Puoi andare. E cosa fai la sera prima di una gara di solito? Allora, la sera prima di una gara... solitamente me ne sto in camera, tranquillo, musica, e mi visualizzo la gara come il miglior salto che posso fare il giorno dopo la gara. Che musica ascolti? Tranquilla o tutti a casa? Ascolto musica techno, musica un po' spinta perché devo entrare nel mood gara, quindi devo essere bello agitato, diciamo. Bene, bene. E quale gara ti ha trasmesso emozioni più forti? Di sempre. Sì, quali sono state le più importanti e qual è stata la migliore di sempre? Allora, la più importante fino ad oggi sono stati i mondiali in Polonia, juniores, perché è stata la prima gara con la maglia dell'Italia nella quale sono riuscito a dimostrare quello che vale. E invece altre gare importanti, diciamo che tutti i vari campionati italiani per me hanno un grande significato perché vuol dire confrontarsi con il resto dell'Italia e far vedere sempre quanto uno vale nel proprio paese, che è importante. Bene. Il mese scorso hai battuto ancora il tuo record, hai fatto di nuovo il tuo personale con gli italiani. Com'è stato e cosa ti porta a pensare, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Allora, è stato bello perché c'era uno dei miei avversari che mi sta particolarmente, diciamo così, c'è un po' di rivalità. E quindi ho vissuto la gara, diciamo, con foga ma ed energia, però ero comunque tranquillo, quindi sono contento anche per questa gara. E il personale doveva per forza uscire perché il mio avversario mi ha tirato tantissimo in gara, quindi sei motivato. Sì, assolutamente. I prossimi obiettivi adesso, poi gli europei quest'estate. Ti spaventano? No. Sono già un cannone. E nel corso del tempo, cos'era prima l'atletica e che cos'è adesso? Cos'è cambiato? Allora, prima l'atletica era un passatempo perché ho cominciato
pensando di aver fallito come atleta, perché se non diventi forte nell'artistica da ragazzino poi da grande non riesci. Io andavo proprio male, quindi ho cominciato dicendo vabbè, mi tengo in forma, e una volta visto che comunque potevo far bene, mi piaceva e mi divertivo, ho cercato di trasformarlo in qualcosa che potesse dargli soddisfazione. Bello, è una buona spinta e motivazione comunque per i ragazzini che magari non conseguono troppi risultati. E se tu vuoi dare magari qualche consiglio, vista la tua esperienza? Ma consiglio... Non so, magari perseverare comunque il proprio sogno, continuare ad andare avanti. Solo che se si fa qualcosa, la si fa fino in fondo e bisogna impegnarsi dando sempre il massimo e sempre al 100%, perché se uno fa una determinata cosa vuol dire che piace e quindi bisogna spingersi a farla al meglio. Grazie, grazie mille. Ciao ciao.